Care amiche e cari amici, sono Alessandro Antico della Nazione, ancora con voi per la nostra storia delle storie di Firenze, Medioevo e Rinascimento. Siamo nella chiesa di Dante, che è la chiesa di Santa Magnifica Cerchi, pieno centro, accanto alla casa museo natale di Dante Alighieri. È una chiesa che tutti quanti conoscono, perché è la chiesa dove, secondo tradizione, Dante e Beatrice Portinari si conobbero. In realtà Dante conobbe Beatrice quando erano bambini, qui magari si sono anche frequentati. Di sicuro lei qui veniva, perché abitava vicino, e veniva qui a pregare. Ma questa chiesa, al di là di questa storia, ne ha anche un'altra che voglio raccontarvi. Perché questa chiesa, nei secoli successivi, intorno al 1400, diventa sede della Venerabile Confraternita dei Cuochi. Qui c'è una targa in marmo che lo ricorda. Venerabile Confraternita dei Cuochi, che era patrocinata da San Pasquale di Bailon, in origini piemontesi, nel suo linguaggio detto San Baion, che ci riporta quindi alla mente la parola Zabaione. Era il protettore dei cuochi, San Pasquale di Bailon. Lo Zabaione forse lo ha inventato lui, di sicuro lui ne parla. Lo Zabaione, uovo, vino rosso, ed era una bevanda che veniva consigliata alle signore per i loro mariti. Infatti San Pasquale di Bailon è protettore dei cuochi, ma anche protettore delle donne. C'è un po' di Zabaione anche nella storia di Firenze.